Buongiorno a tutti, benvenuti alle fortunate persone che abbiamo piacere di avere qui in presenza e alle persone che sono collegate in streaming. Noi siamo alla prima sessione di questo Salone Edizione 2021 dedicato al tema Rinascere Sostenibili. L'anno scorso eravamo tutti in streaming, tutti con la mascherina sia dentro che fuori, adesso almeno qualcuno, a parte noi che parliamo, anche quando siamo venuti qui non ce l'avevamo e quindi già sono un po' di passi avanti importanti. Io mi chiamo Francesca Panzarin, sono la fondatrice di womenomics.it, una piattaforma di contenuti e di progetti sul tema donne, lavoro ed economia. Ho il piacere oggi di moderare la sessione intitolata Diversity and Inclusion, scelta utile all'azienda e al suo business, che è un'affermazione, non ha il punto di domanda. Il tema della diversity infatti è un tema che ormai è insito in questo salone. Io diversi anni ho il piacere di moderare questa sessione. Nel corso del tempo si sono avvicendati molti speaker, molti racconti, molte storie, quindi ormai è un tema che un'organizzazione sostenibile non può fare a meno di prendere in considerazione. E infatti qui adesso vi presenterò le persone, due sono qui con me e quattro sono collegate, e sono rappresentanti di organizzazioni innovative e sostenibili che hanno fatto della diversity e dell'inclusion parte della loro politica, sia interna ed esterna, per cui diciamo adesso ci racconteranno storie e progetti di come la loro azienda sta cercando di cambiare il clima aziendale e di conseguenza poi avere un impatto culturale molto importante all'esterno, perché sono tutte aziende, appunto vi dicevo, innovativi, quindi dei modelli sia italiani che internazionali, di diversi settori, passiamo dai trasporti alla consulenza, alle telecomunicazioni, alla finanza, quindi di settori molto diversi, ma tutti con dei progetti molto interessanti che adesso vi racconteremo. Vi presento gli speaker che sono qui con me, peraltro vi faccio notare che sono tutti panel, come dire, gender balanced, cioè ci sono uomini e donne, e questa è una cosa importante perché mi ricordo i primi panel che io moderavo su questo tema, avevamo solo donne qui e io all'organizzazione ho detto non si può, perché se non ci sono le voci delle due parti del mondo le cose non cambiano. Allora, vicino a me, alla mia sinistra, abbiamo Laura Piccioli, CSR Manager PQE Group, che si occupa di consulenza nel settore Life Science. Vicino a lei Fabrizio Rushman, Chief HR Officer Prismian Group, un'azienda che si occupa di sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni. E poi collegati, credo da Roma, comunque adesso poi magari ce lo diranno loro, abbiamo Claudio Tondelli, referente nazionale per l'Inclusion IDP, che è l'Associazione Italiana Direttori del Personale, Francesca Stacchiotti, HR Director di Inwit, che è una società che si occupa di infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, Roberto Cipolla, responsabile Digital Hub di Agos, che è una società finanziaria del settore del credito al consumo, e infine Simonetta Serafini, che è la responsabile People Care di Ferrovie dello Stato, quindi una società in questo caso pubblica che si occupa di trasporti. Allora, vorrei organizzare questa ora e 10 in cui staremo insieme in questo modo. Io ho preparato un paio di domande che rivolgerò agli speaker e poi dedichiamo l'ultimo quarto d'ora alle domande e risposte, perché essendo appunto organizzati, dislocati nell'etere in presenza, dobbiamo cercare di fare le cose un po' compatte. Allora inizierei con gli due speaker che sono qui vicino a me, che visto che dobbiamo iniziare abbiamo un rapporto un po' più fisico, mi viene più semplice. Allora chiederei, faccio due domande, quindi due giri di domande alle stesse, cioè le stesse domande risponderanno tutti gli speaker, ecco. Quindi al dottor Rushman vorrei chiedere quali sono le politiche e i progetti di diversity di Prismian, quindi andiamo molto diciamo sul concreto, ecco. A lei, prego. Allora grazie, buongiorno a tutti. Allora, il programma di Diversity and Inclusion del nostro gruppo è inserito nel percorso per rendere la società nel lungo termine più sostenibile.
prima di tutto dal punto di vista dell'impatto ambientale. Siamo un'azienda industriale con più di 100 stabilimenti, quindi chiaramente abbiamo fornitori e clienti, e questo è uno dei punti di partenza. Sono temi su cui lavoriamo da parecchi anni. Diciamo che quest'anno abbiamo dato un'accelerata rendendo pubblici sia i nostri obiettivi in termini di impatto ambientale, l'abbiamo chiamato Climate Ambition, e pochi mesi dopo anche dal punto di vista sociale abbiamo annunciato una nostra Social Ambition, che va esattamente a definire degli indicatori di impatto che la nostra azienda può avere sulla società, no? In che modo può contribuire, qual è la missione rispetto alla società in cui viviamo, e in cui dentro abbiamo declinato una serie di ambizioni, prima fra tutte quella dell'equità di genere. L'equità di genere è un percorso lungo. Noi siamo un'industria tradizionalmente male driven, ma abbiamo annunciato un'ambizione di avere il 30% dei dirigenti entro il 2030 al femminile. Speriamo di fare molto meglio di così. Abbiamo annunciato ambizioni dal punto di vista dell'hiring mix, quindi di avere un processo di reclutamento. Ogni anno assumiamo dalle 5 alle 600 persone, al 50% al femminile. Abbiamo annunciato un programma per acquisire, formare giovani donne nelle professionalità STEM. Noi siamo un gruppo industriale, quindi la parte scientifica, tecnica, matematica, ingegneristica, e la fa un po' da padrone nelle professionalità all'interno della società, quindi anche questa è una forte ambizione. Quindi c'è un impegno, c'è un tema di gender pay gap, è uno degli indicatori che noi stiamo declinando all'interno della società, ma ce ne sono anche molti altri. Per esempio lo sforzo che vogliamo fare nelle diverse comunità per aiutare i giovani appartenenti a minoranze etniche a acquisire competenze di tipo tecnico-scientifico, quindi lavoreremo anche nei nostri territori, che sono molti, per aiutare quelle comunità, aiutandole dal punto di vista della formazione, degli internship, per poter acquisire dei giovani che hanno meno possibilità di avere una buona professionalizzazione in ambito tecnico-scientifico, aiutarli a entrare nel mondo del lavoro. Questo, per esempio, lo mettiamo anche questo nel capitolo dell'inclusione e della diversità, oppure anche un obiettivo che ci siamo dati pubblico anche questo, e di fare il nostro management molto più composto di minoranze, quindi il 30% nel futuro del management del gruppo dovrà appartenere, fatto salvo l'obiettivo di genere, di equità di genere, anche un obiettivo di appartenenza alle nazionalità e etnie meno rappresentate. Voi direte, ma perché vi fate venire tutti sti mal di testa? Perché prima di tutto è un must dal punto di vista del business, lo vedo qui nel titolo, è un must, perché quando un'azienda lavora in tantissimi mercati, in tantissimi paesi, prima di tutto ha a che fare con culture molto diverse, i clienti banalmente, i fornitori, tutti gli stakeholder che un'azienda incontra nella sua vita quotidiana appartengono a culture e origini diverse, quindi è importantissima la capacità che deve avere un'organizzazione di parlare a tutti questi segmenti diversi, a questi mondi diversi. Quindi anche se uno, voglio dire, la dico male, non ci crede che l'inclusione e la diversità sono un obiettivo nobile, uno lo deve fare per esigenze di business, perché questo consente alla sua società di capire e di crescere, capire i mercati diversi, capire le culture diverse e crescere meglio, no? L'altra cosa che vi posso dire, non so se ho ancora un minuto per iniziare, ecco, è un percorso faticoso. Ecco, non illudiamoci che il percorso di inclusione e diversità sia un percorso facile, io non lo vedo così. È un percorso faticoso che è fatto di cambiamento culturale, prima di tutto, quindi uno dei limitatori o acceleratori prima di tutto a questo tipo di programmi è la cultura.
ovviamente c'è il commitment di un'organizzazione, del management, ci vogliono degli agenti di cambiamento, ci vuole un sistema di indicatori, ci vuole un sistema, si misurano le cose. Quando tu vuoi raggiungere degli obiettivi in un'organizzazione devi poterli misurare. Se non misuri quello che vuoi raggiungere difficilmente farai dei grandi progressi, no? Anche questo è un punto. L'abbiamo inseriti questi indicatori nella remunerazione di 750 manager, quindi oggi il nostro management possiamo dire come remunerazione di variabile sia di breve che di lungo è pagato anche sugli obiettivi di D&I o di ESG nel senso un po' più lato, perché come dicevo all'inizio obiettivi di human capital, di impatto sociale, ma obiettivi di cambiamento climatico, di riduzione dell'impatto ambientale. Ecco, tutto questo span di indicatori che non sono economico-finanziari, ma si avvicinano accanto agli indicatori economico-finanziari, che sono ovviamente indicatori di sostenibilità, no? Perché un'azienda deve essere prima di tutto sostenibile dal punto di vista economico-finanziario, ma gli indicatori ESG sono parte integrante della sostenibilità di un'azienda e per questo devono essere, come dire, declinati all'interno di un'organizzazione e il management deve sentire che in qualche modo è valutato ed è remunerato anche sulla base di questi indicatori. Quindi percorso difficile, virtuoso, ma che richiede una coerenza d'insieme all'interno dell'azienda. Fermo qui. Grazie mille. Allora passiamo la parola alla dottoressa Piccioli, sales manager di PQE Group, quindi cambiamo totalmente dimensione e settore. Sì, okay. Esatto, buongiorno a tutti. Noi abbiamo una grande fortuna in PQE, che la nostra amministratrice e fondatrice è una donna, Gilda D'Incerti, e lei crede moltissimo in queste attività, in questi progetti di inclusione. La nostra è una società di consulenza in ambito life science, siamo presenti in 27 paesi e quindi abbiamo all'interno tantissime nazionalità diverse, quindi l'inclusione fa già parte del nostro, di noi. Però diciamo che l'azienda ha avuto una grande crescita negli ultimi anni. Io sono entrata in PQE nel dicembre 2017, eravamo circa 300 persone, adesso ne contiamo 1050. Quindi in 4 anni abbiamo avuto questa grande esplosione, fortunatamente. E però c'era la necessità di creare una forte comunità. Una comunità che raccogliesse, includesse tante culture diverse, persone diverse. Essendo una società di consulenza, il nostro prodotto, passatemi il termine, è il capitale umano. E il fatto di doverli far sentire parte di una comunità era il nostro principale obiettivo. E quindi abbiamo detto come fare, come arrivare a questo obiettivo. E l'abbiamo fatto attraverso dei progetti proprio di responsabilità sociale che coinvolgessero attivamente i nostri colleghi. Quindi per esempio nel 2019 abbiamo fatto un contest interno per dare la possibilità a 10 dipendenti di andare in Nepal a fare volontariato in una scuola elementare a Kathmandu, che era una delle pochissime scuole pubbliche dove anche le bambine hanno la possibilità di avere un'istruzione. Questo progetto è stato, diciamo, ha avuto un impatto fortissimo all'interno dell'azienda, perché ovviamente poi i dipendenti sono diventati principali testimoni che hanno riportato la loro esperienza all'interno dell'azienda. Avremmo dovuto fare la stessa cosa nel 2020 con un progetto legato all'acqua, perché abbiamo sostenuto un villaggio in Senegal che si chiama Tengori, e lì l'impatto sarebbe stato il progetto riguardava il fatto di andare a conoscere le famiglie locali a cui avevamo regalato, l'azienda aveva donato l'allacciamento idrico. Questo purtroppo ovviamente per via del Covid non è stato possibile, però sicuramente è un progetto che abbiamo lì e che prima o poi speriamo di poter portare avanti. Al tempo stesso stiamo ragionando anche, sempre a livello di inclusion, sul fatto del linguaggio.
gender free. Quindi in azienda prima di tutto abbiamo abolito, diciamo, per esempio, un esempio molto pratico, però abbiamo abolito la suddivisione dei bagni tra uomo e donna. E un'altra cosa che appunto partirà dal gennaio del 2022 riguarda proprio l'utilizzo del linguaggio gender free. Quindi per quanto riguarda l'inglese cerchiamo, cioè, di abolire, diciamo, non utilizzeremo la suddivisione tra he or she, ma utilizzeremo formule diverse. Per quanto riguarda l'italiano, al momento utilizzeremo le asterisco, con la speranza che prima o poi lo schwa entri definitivamente nella nostra, sulle nostre tastiere. Quindi sono piccoli passaggi che però riteniamo assolutamente fondamentali. Un altro tema ovviamente molto importante per noi riguarda le donne in azienda. La nostra appunto amministratrice è una donna e questo a mio avviso fa molto la differenza. Stiamo portando avanti tutta una serie di pratiche proprio alla valorizzazione, a creare dei percorsi professionali che possano dare maggiore visibilità alle donne in azienda. Inoltre sono nati dei gruppi, chiamiamoli gruppi d'ascolto, nati dal basso, in cui si riuniscono giovani ragazze per parlare proprio di temi legati non solo al lavoro ma anche alla vita di tutti i giorni, per diciamo così capire un po' come affrontare le varie tematiche con cui dobbiamo confrontarci. Quindi diciamo stiamo agendo su varie tipologie diverse, però crediamo fortemente che l'azienda in qualche modo debba prendere una posizione anche pubblica di fronte a certe tematiche, e lo deve fare prima di tutto per creare appunto alla fine noi passiamo la maggior parte del nostro tempo al lavoro, no? Negli uffici, quindi è fondamentale che l'azienda sia un luogo dove poter crescere non solo professionalmente ma anche umanamente, perché crediamo che poi le persone che lavorano da noi, che sono ovviamente più felici di lavorare in un ambiente del genere, poi possano essere delle persone migliori anche all'esterno della, diciamo, dell'azienda e quindi nelle proprie comunità. Grazie. Allora adesso passiamo agli speaker collegati in streaming. Io adesso non li vedo, provo a dirli, vediamo se appaiono. Francesca Stacchiotti, HR Director di Inguit, vediamo se appare. Okay. Buongiorno. Audio? Sì. Provo a parlare perché non ti sentiamo. Io sono, no. Ho l'audio attivato. Non sentiamo qui. Non so se le persone collegate sentono, qui no. Le persone collegate mi sentono. No, non ti sentiamo, eh. Cosa posso fare? Dalla regia mi date qualche segno, se no cambiamo a... Ok. Aspettiamo un attimo. Ora? Mi sentite ora? Prove tecniche di trasmissione. Siamo alla prima sessione della mattina, quindi magari c'è un attimo di problema di... Riuscite a sentirmi? Ok, adesso sì. Riuscite a sentirmi? Sì, adesso sì, perfetto, grazie. Buongiorno a tutti, grazie intanto di questa occasione di confronto che trovo molto, molto interessante. Un po' più alto, grazie. Allora, io provo a raccontarvi il percorso che come Inguit stiamo facendo sul tema della diversity e dell'inclusion, che per noi è, diciamo, noi abbiamo un'esperienza relativamente recente, la nostra è una realtà abbastanza giovane, quindi condivido che si tratti di un percorso faticoso, ma anche molto gratificante, oltre che necessario, quindi provo a raccontarvi come l'abbiamo impostato. Anche nel nostro caso i progetti, le politiche di diversity e inclusion si inseriscono all'interno di un percorso più ampio, che è un percorso, si citava prima, verso un modello di business sostenibile, che la nostra azienda, Inguit, appunto, che è una tower company, la prima tower company
company italiana che è risultata dal merger, tra lo spin-off di TIM e di Vodafone, la nostra azienda appunto ha intrapreso questo percorso verso un modello di business sostenibile, devo dire con molta convinzione, meno di 2 anni fa, quindi stiamo parlando comunque di un'esperienza, come dicevo, molto recente. Sui temi in particolare di diversity e inclusion noi abbiamo scelto un approccio, lo chiamerei partecipativo, nel senso che per promuovere il benessere, lo sviluppo, la partecipazione attiva delle persone alla vita e ai risultati dell'azienda, secondo noi bisognava partire proprio dalle persone. Quindi tra le prime cose che abbiamo fatto lo scorso anno abbiamo costituito un team di D&I, che è un team composto da colleghi molto composito per genere, per età, per tipologia di mestiere, per appartenenza geografica, e insieme a loro abbiamo progettato e realizzato una survey rivolta a tutti i nostri dipendenti, proprio perché ci interessava innanzitutto capire come le nostre persone percepiscono Inuit in termini di ambiente di lavoro, e poi ci interessava cogliere le aspettative, i bisogni, in modo da indirizzare tutti gli sforzi, che appunto sono ingenti, in maniera il più possibile coerente con le necessità. Insieme al team D&I abbiamo poi definito e formalizzato una policy diversity inclusion, che è una policy che è stata approvata dal nostro consiglio di amministrazione e che riflette l'impegno della nostra azienda nel promuovere una cultura aziendale che sia appunto orientata all'inclusione e alla valorizzazione delle diversità. Cosa ci impegniamo a fare? Ci impegniamo ovviamente a contrastare ogni forma di pregiudizio, di discriminazione, ad adottare comportamenti che siano in grado di valorizzare le differenze e di garantire le pari opportunità, a partire dal linguaggio, si citava prima, quindi da elementi concreti dei comportamenti organizzativi, fino ad arrivare a modelli organizzativi di organizzazione del lavoro che vengono implementati. Ci impegniamo a realizzare delle azioni che siano tangibili per le persone e anche a realizzare delle campagne di sensibilizzazione sui temi di D&I, perché appunto c'è un tema anche culturale molto, molto forte su questo aspetto. E concordo con Fabrizio Rutschmann, bisogna misurare e monitorare poi l'efficacia delle azioni e delle politiche che vengono messe in campo, quindi anche noi abbiamo individuato un set di indicatori e di KPI che ci aiutano a capire quanto siamo distanti dai nostri obiettivi e semmai a correggere il tiro. Poi ovviamente bisogna fare in modo che le dichiarazioni di principio, i principi ispiratori della policy poi trovino applicazione nei processi e siano attuati attraverso delle azioni concrete. Quindi ad esempio, parlando di equilibrio di genere, anche la nostra è una realtà tecnologica, noi siamo partiti da una situazione iniziale chiaramente di netto svantaggio in termini di presenza femminile, stavamo intorno al 30%, quello che abbiamo fatto è fissare degli obiettivi nei processi di recruitment, quindi noi garantiamo equità di genere nei processi di selezione, e ci siamo dati un obiettivo di arrivare nell'arco di piano a raggiungere almeno il 40% della popolazione femminile, quindi di incrementare di circa il 10% la presenza femminile nella nostra azienda. Sappiamo, prima si citava, che scontiamo un po' un difetto di presenza femminile proprio nel mondo anche dell'istruzione in ambito tecnologico e scientifico, quindi abbiamo avviato delle forme di collaborazione con alcune università, quindi noi finanziamo delle borse di studio per delle studentesse meritevoli ovviamente che abbiano intrapreso percorsi STEM, perché appunto poi l'approccio deve essere un approccio integrato, no? Quindi dobbiamo garantire che ci sia una filiera virtuosa. Particolare attenzione la poniamo in termini di equilibrio di genere e di riduzione del gender pay gap nelle nostre politiche retributive, quindi le politiche di rewarding, lo sviluppo, ad esempio la dirigenza, tengono conto di criteri che garantiscano l'equità di genere. In termini appunto di applicazione, di modifica dei processi e dei comportamenti, nei nostri sistemi di incentivazione manageriale e nei sistemi di
incentivazione e sono sempre presenti degli obiettivi di sostenibilità, diversity inclusion, che appunto fissano gli obiettivi e in qualche modo indirizzano il commitment. Si diceva prima, è molto importante fare in modo che poi ci sia, diciamo, una direzione comune a cui lavora tutta l'organizzazione. Quindi diciamo che, nonostante la nostra recente esperienza, abbiamo comunque ricevuto anche delle piccole soddisfazioni, quindi il posizionamento all'interno dell'indice elaborato da Refinitiv, che ci ha posto tra le prime aziende in Italia, chiaramente oltre a gratificarci, ci indica che, sebbene siamo consapevoli di avere tanto da fare e di essere su una strada, diciamo, difficile e con tante azioni da mettere in campo, insomma, la direzione che abbiamo scelto è la direzione giusta. Perfetto, grazie. Passiamo la parola allora a Roberto Cipolla, responsabile Digital Hub di Agos. Ciao a tutti, mi confermate che mi okay, sentite? Ok, ci sentiamo bene, perfetto. Perfetto, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito e anch'io provo a raccontare un po' il percorso che in Agos abbiamo fatto sul tema della diversity inclusion. Giusto due parole su Agos: è una società finanziaria leader nel settore del credito al consumo, è una società presente in tutta Italia ormai da 30 anni, apparteniamo a due grandi gruppi, Credit Agricole e Banco BPM, e come configurazione abbiamo un headquarter a Milano, ma più della metà dei dipendenti distribuiti in tutta Italia a supporto delle nostre filiali o dei nostri partner. E in realtà in Agos era già qualche anno che si affrontavano temi sulla diversità, però un po' come sentivo parlare anche dai colleghi, in realtà è abbastanza di recente che queste attività hanno preso una forma, quindi abbiamo dato un'accelerazione. In particolare, a partire da luglio dello scorso anno abbiamo lanciato il programma Diversity Inclusion. È una partecipazione di oltre 50 dipendenti di tutta l'azienda. È un progetto quindi trasversale a tutte le direzioni. Ed è un progetto, diciamo, che ha tre focus, tre aree. Il primo, che lo riteniamo molto importante, è quello della cultura, quindi provare a favorire all'interno di Agos una cultura un po' scevra di pregiudizi, di bias, quindi a favore dell'inclusione. Un secondo tema, toccato anche da Francesca e dal collega in precedenza, la gender equality, quindi valorizzare il merito a prescindere dal genere. E poi invece un terzo tema, quello relativo all'inclusione, perché noi crediamo fermamente in Agos che la diversità può diventare ricchezza, che la diversità può farci raggiungere degli obiettivi di business più alti. È un programma quindi che vede la partecipazione di tutte le direzioni ed è un programma sponsorizzato con un forte commitment direttamente da parte dell'amministratore delegato e da parte di tutto il board. Rispetto al primo obiettivo, quello di diffondere e favorire una cultura aperta alla diversità e all'inclusione, in questo anno e mezzo abbiamo organizzato in Agos 11 webinar, quindi abbiamo utilizzato il webinar un po' come metodologia, quindi degli incontri aperti con una partecipazione assolutamente facoltativa, anche se poi i numeri a consuntivo ci hanno detto che c'è stata una larga partecipazione, più di un dipendente su due ha partecipato almeno a un webinar, incontri dove abbiamo invitato degli ospiti esterni, della società civile, dello sport, di altre aziende, quindi momenti molto arricchenti dove abbiamo parlato di temi riguardo la disabilità, riguardo il gender, riguardo l'orientamento sessuale. Giusto per citarne alcuni, ma davvero ne cito solo alcuni, abbiamo avuto ospiti come Giusy Versace, atleta paralimpica, come Luca Trapanese, fondatore della casa di Matteo, ma anche genitore single di una bambina down, o Sonia Malaspina, HR director di Danone, che ci ha portato proprio il caso di Danone, quindi come realizzare la diversity in azienda. E poi a questi webinar, quindi con l'obiettivo della cultura, abbiamo affiancato azioni concrete, quindi una nuova parental care che prova a supportare i colleghi genitori
durante una fase di vita preziosa, borse di studio rivolte a corsi di laurea STEM, partecipazione poi a Four Weeks for Inclusion, quindi un programma intercompany sul tema della diversity, adesione al manifesto di valore D e anche il coinvolgimento di cooperative sociali nelle attività aziendali. E quindi abbiamo coinvolto alcune cooperative sociali, ad esempio in attività come la cura del verde del nostro headquarter a Milano, o nel lancio di alcuni servizi come una lavanderia sociale. In generale, quindi, in questo anno e mezzo c'è stato veramente un forte coinvolgimento su tutte le attività fatte. Se posso provare un po' a riassumere quelli che almeno io vedo come fattori di successo, sono stati sicuramente una forte sponsorship da parte del top management, è stato fondamentale per creare questa accelerazione, un commitment poi da parte del gruppo Credit Agricola a cui apparteniamo, e poi forse la vera chiave di successo è stata quella di considerare questo progetto non un progetto HR ma un valore per tutta l'azienda. Non a caso anche la mia presenza qui un po' lo rappresenta. Io nella mia vita quotidiana di tutti i giorni in azienda sono Head of Digital di Agos, appartengo alla direzione marketing, ma guido il cantiere dell'inclusion all'interno del programma Diversity Inclusion insieme ad un altro collega del commerciale. Credo che quest'ultimo elemento sia un elemento fondamentale per far sì che effettivamente non sia soltanto una formalità il progetto della Diversity Inclusion, qualcosa che appartenga soltanto a HR, ma che entri effettivamente nelle dinamiche di tutta l'azienda. Grazie. Passiamo la parola adesso a Simonetta Serafini, responsabile People Care di Ferrovie dello Stato. Buongiorno Francesca, mi sentite? Sì, perfetto. Perfetto. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito agli organizzatori e grazie anche ai colleghi che mi hanno preceduto per gli spunti e anche per molti elementi di sintonia sui quali insomma ci ritroviamo. E proverò anche io, Francesca, a raccontarvi brevemente qual è stato un po' l'excursus del nostro processo di D&I, perché nei diversi focus che abbiamo deciso di dare alle attività penso che ci siano degli spunti interessanti da condividere. Ma parto da una semplicissima informazione riguardo al gruppo Ferrovie dello Stato, che certamente tutti conoscete perché ovviamente è presente in maniera diffusa in Italia, ma forse non tutti sanno che in realtà il gruppo è presente in maniera importante anche a livello internazionale attraverso società partecipate e controllate praticamente nella maggior parte dei paesi europei e attraverso progetti di ingegneria e di sviluppo delle nostre infrastrutture anche nel Middle e nel Far East. E dico questo perché in realtà la focalizzazione sui temi dell'inclusione all'interno del gruppo nasce proprio con questo doppio focus. Il primo, quello di integrare a tutti gli effetti il tema all'interno delle strategie di piano industriale insieme agli altri obiettivi di sostenibilità e quindi in qualche modo come leva di ulteriore generazione di valore per l'impresa, ma il secondo come vera e propria leva di change management. In un momento in cui il gruppo ha ampliato ed integrato e anche diversificato i propri settori di business e si è aperto a mercati anche internazionali. Allora, in questa primissima fase, che più o meno è nata circa 5-6 anni fa, il primo obiettivo che ci siamo dati è di posizionarci al nostro interno e verso l'esterno rispetto alla strategia dell'inclusione e di dirci che lavorare sull'inclusione è, qui parafraso un po' l'introduzione che faceva il ministro Giovannini, è non soltanto un appendice ma è una vera e propria condizione vitale per l'impresa, perché è un elemento che consente di attivare delle risorse di creatività, di cambiamento e di evoluzione. Quindi in questa primissima fase quello che abbiamo fatto è lavorare nell'integrare la strategia dell'inclusione in alcune delle nostre policy e dei nostri strumenti, primo fra tutti il codice etico, quindi nel dire alle nostre persone, ai nostri investitori, che l'inclusione è un elemento su cui il gruppo punta proprio come elemento di integrazione di nuove competenze, di nuovi punti di vista e di dinamiche di evoluzione.
Successivamente, su questa stessa onda, abbiamo costruito una campagna di comunicazione verso l'interno e verso l'esterno che aveva l'obiettivo di posizionare la dimensione della diversità come un elemento di valore per tutti, non soltanto pensando alle diversità più tradizionali, quindi quelle che attengono ad alcune categorie tipiche della diversity e inclusion, ma proprio agli elementi di diversità che l'individualità di ognuno di noi è in grado di portare nella quotidianità e nel confronto con gli altri. L'elemento concreto che ci ha consentito poi di tradurre in delle prassi un po' questo principio è stato anche il cambiamento del nostro modello di talent management, che ci ha consentito di dire due cose. Il primo, di adottare un modello di talento che non fosse più esclusivo dei cosiddetti high flyer o degli high performer, ma che in realtà andasse a promuovere il talento in maniera diffusa, distribuita e diversificata, dicendo alle nostre persone che ognuno di noi nella sua specificità, proprio per la diversità che porta, è in grado di esprimere un qualche talento e che l'organizzazione è in grado di valorizzarlo in un qualche ruolo, in una qualche prassi, in una qualche competenza specifica. All'interno del nostro modello di talent, che ha proprio questa impostazione, ci sono poi un paio di competenze in particolare che tematizzano la capacità di valorizzare le differenze in senso lato, proprio come strumento di people management e development. E da qui immaginate che ne è poi discesa anche tutta una filiera di formazione proprio sui temi del people management in un'ottica di valorizzazione della differenza. In questa primissima fase abbiamo poi scelto di concentrarci su alcune categorie che per motivi, diciamo, di composizione della nostra organizzazione avevano per noi una priorità. La prima filiera di azione è stata dedicata alle donne. Considerate che in questo momento nel gruppo la percentuale di donne è al 18,2%. E questo in maniera direi abbastanza fisiologica per il tipo di mestieri che tradizionalmente hanno un'accessibilità maggiore al mondo maschile. Siamo in una percentuale del 27% sulla famiglia manageriale e anche qui, come anche ho sentito i colleghi, ci siamo dati un obiettivo di incremento di 3 punti percentuali da qui al 2023. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo in primo luogo concentrati sulla categoria del femminile, facendo delle azioni molto concrete di supporto alla genitorialità, per esempio estendendo le condizioni dedicate al congedo parentale facoltativo e quindi retribuendo il congedo parentale facoltativo non al 30% come, diciamo, previsto per legge, ma al 100% per i primi 30 giorni e all'80% per i successivi, ed estendendolo in maniera diversificata tanto alle mamme o tanto al papà. E poi avviando dei percorsi di dialogo, di incontro e di supporto al tema della genitorialità, quindi facendo dei veri e propri programmi di formazione, anche qui dedicati sia alle mamme che ai papà che ai capi delle persone che rientrano dai periodi di maternità, con l'obiettivo non soltanto di socializzare l'esperienza della genitorialità come un valore collettivo, un valore di relazione, di integrazione, ma anche come un luogo in cui riflettere sul cambiamento di vita e sulle competenze che si acquisiscono in relazione al cambiamento di vita e di condividerle e di metterle a valore anche rispetto al perimetro, diciamo, di performance aziendale. In questa fase, oltre alla categoria, chiamiamola del femminile, l'altra categoria alla quale ci siamo dedicati riguardava un po' il mondo della disabilità, quindi del disability management. Qui lo accenno senza entrare troppo nei dettagli, ma per dirvi che in realtà guardare a questo mondo e guardarci... Scusa, posso chiedere alla regia se può alzare un attimo il volume, perché essendoci più confusione adesso non sentiamo quasi niente, grazie. Ok, mi sentite meglio? Molto meglio. Ok. Vi stavo dicendo che l'altra dimensione categoriale alla quale ci siamo rivolti in questa prima fase è stato il disability management, e qui lo sottolineo per dire due cose. Che ovviamente lo sforzo che abbiamo fatto da un punto di vista di policy e di linea guida è di riconsiderare il tema della valorizzazione delle persone con disabilità e delle diverse disabilità come anche qui un elemento di differenziazione del talento, quindi con l'obiettivo di trovare quei ruoli, quei contesti e quei perimetri nei quali una qualsiasi diversità legata a un'eventuale disabilità fosse comunque un elemento di valore. E il focus su questo tema ci ha fatto riflettere su un'altra esigenza,
che quando si lavora sull'inclusione bisogna lavorare un po' su tutto l'ambiente che appunto è chiamato ad includere. E da qui ne è nato un progetto molto importante strutturato su tre diverse filiere che si chiama Inclusivamente, che è un progetto che abbiamo rivolto in maniera dedicata a tutta la famiglia professionale delle risorse umane a livello di gruppo, quindi insomma diverse centinaia di persone, con l'obiettivo di rileggere i processi di selezione, di sviluppo e di formazione in un'ottica inclusiva, in un'ottica di superamento dei bias e degli stereotipi che nelle fasi, nei processi di gestione HR possono essere, magari anche involontariamente, però dei veri e propri filtri e quindi fare da fattori non inclusivi. Quindi qui abbiamo realizzato una vera e propria Academy HR in cui il tema dei bias è stato analizzato per l'impatto che ha nei processi di selezione, di formazione e di sviluppo. Un modulo è stato dedicato a tutti i capi di linea che partecipano. Scusa, siccome dobbiamo dare la voce a tutti, posso interromperti? Magari continuiamo nel secondo giro in modo che riusciamo a dare spazio a tutti. Chiudo soltanto Francesca velocissimamente. In questo percorso abbiamo coinvolto anche i capi e anche tutta la popolazione attraverso una serie di learning pill, proprio con l'obiettivo di estendere il messaggio e l'azione di sensibilizzazione a tutta la popolazione aziendale. Perfetto, grazie. Allora, finiamo il primo giro con Claudio Tondelli, che è la referente nazionale per l'inclusion di IDP, che è l'Associazione Italiana dei Direttori del Personale. Quindi passiamo dopo 5 aziende, sentiamo il punto di vista invece, diciamo, di un'associazione di categoria che rappresenta circa 3.000 soci attivi, quindi insomma, in ogni caso dei numeri molto consistenti. Claudia? Okay. Datemi un cenno se mi sentite. Sì, tutto ok. Bene, perfetto. E intanto grazie per l'invito, è una bella occasione essere qui e avere insomma questa panoramica di esperienze così interessanti e significative che mi danno anche lo spunto per raccontare qualcosa un po' più a livello generale, perché effettivamente come Associazione Italiana per la Direzione del Personale abbiamo circa, appunto, come diceva Francesca, 3.000 soci e socie, e questo ci dà, dico socie e socie perché l'adesione all'associazione è personale, e questo ci dà ovviamente l'occasione di avere una panoramica, un osservatorio di come si sta evolvendo il tema della diversità, dell'equità e dell'inclusione all'interno di aziende e società molto diverse. Infatti i nostri soci vanno da aziende con 10 dipendenti ovviamente fino a multinazionali, e quindi vi potete immaginare come possa essere diversa, come possa essere diverso l'approccio a queste tematiche. È chiaro anche che siamo un'associazione per la direzione del personale, è ovvio che tutte le persone che sono associate gravitano comunque nell'area risorse umane, quindi o perché sono legate a ruoli all'interno di direzioni HR o sono anche e comunque in ogni caso aziende che hanno all'interno una direzione, quindi un minimo di struttura, o sono società di consulenza magari o altri professionisti che comunque con le persone hanno a che fare, quindi questo presuppone già, anche se non c'è un'evoluzione o un approfondimento particolare, ma certamente un'attitudine e un'informazione su questi temi. E quello che posso dire è che sicuramente rispetto a quelle che sono le esperienze assolutamente significative che sono state raccontate fino ad ora e che sicuramente possono essere di ispirazione a molte altre, il nostro territorio, soprattutto a livello italiano, è molto variegato, no? E quindi credo che possiamo dire che questo tipo di approccio vari molto anche da un punto di vista territoriale. Per esempio, noi lo vediamo perché all'interno della nostra realtà, come associazione, siamo suddivisi a livello regionale, quindi significa che
a livello regionale c'è una propone quella che è un po' la struttura a livello nazionale, quindi ci sono dei referenti regionali per quanto riguarda l'inclusione, quindi vediamo quanto e come si in qualche modo evolvano gli argomenti anche che vengono trattati. Ovviamente sono molto diversi, non possiamo pensare che qualcosa che sia funzionale o si stia evolvendo da un punto di vista di realtà metropolitane come possono essere le grandi città, ovviamente cito Milano ma non solo, a realtà dove ci sono delle situazioni anche dove queste grosse metropoli non ci sono e quindi c'è una concentrazione inferiore di grandi multinazionali. E l'altro aspetto credo che sia importante anche il settore, no, di appartenenza. Perché ci sono dei settori ovviamente dove questo tipo di riflessione e anche azioni concrete che portano risultati siano più evoluti, ce ne siano altri, quelli prevalentemente magari manifatturieri, e ovviamente sto facendo una generalizzazione, nel senso che anche per fortuna in questi settori ci sono degli esempi virtuosi che sono importanti anche da divulgare, perché se no il rischio è entrambi i casi, sia per la dimensione che per il settore, è che vabbè, è chiaro, è magari una multinazionale, è magari un'azienda che ha molte risorse, è magari un'azienda che lavora nell'ambito della information technology, e quindi noi che siamo piccoli, che siamo un'azienda manifatturiera eccetera, non possiamo, non riusciamo, non abbiamo questo tipo di opportunità. Ovviamente spesso è un alibi, ed è anche per questo che è molto importante trovare l'occasione, perché queste buone pratiche di grandi multinazionali o aziende più virtuose possano essere in qualche modo patrimonio comune, no, da un punto di vista divulgazione, ed è quello che come associazione in qualche modo cerchiamo di fare, perché poi il nostro obiettivo è quello di portare la riflessione, le buone pratiche degli strumenti che possano aiutare chi si occupa di persone all'interno delle aziende o delle società, l'opportunità di sviluppare progetti, processi e soprattutto anche cultura. L'abbiamo detto prima, no? Penso che sia stato citato da tutte le persone che hanno parlato, certamente l'aspetto culturale, quindi cominciare a creare un terreno, avere il commitment della vertice, sono quegli aspetti fondamentali che permettono poi ai progetti PNI in qualche modo di trovare terreno fertile, anche perché soprattutto in alcune aziende, no, e alcuni settori in particolare, è chiaro che per tipologia anche cultura sicuramente, insomma, ci sono molti stereotipi e pregiudizi da questo punto di vista, no? Si tende a sminuire, si tende a considerare solo come un aspetto, diciamo, etico e non come un aspetto di business, oppure si tende a pensare che magari sì, è una sensibilità che ho e quindi sono sicura che potrò fare un buon lavoro. Invece sappiamo tutti bene che parlare di diversità, equità e inclusione significa avere delle competenze specifiche, lo diceva prima Simonetta Serafini, no? Stiamo rivedendo i nostri processi HR anche per gli HR, per guardare con una lente della D&I quelli che sono le attività che avvengono in azienda, quindi significa che fare D&I è anche un aspetto di competenza e non solo di buona volontà. Questo ci tengo a dirlo perché il rischio a volte è grande, no? Di tendere, insomma, non in modo appropriato, cosa significa fare D&I, e quindi anche abituare i nostri leader, i nostri manager a applicare quella che è una leadership inclusiva in qualche modo, e quindi il fatto di lavorare su tutti i livelli dell'organizzazione è un altro aspetto molto importante, cioè non si può lavorare solo una parte, no? Perché l'azienda si deve muovere insieme verso un unico cammino. Grazie. Direi che non so se ho finito il tempo. Sì, sì. No, facciamo un altro giro dopo, quindi magari okay. Sì, cambiamo un po' tema. Allora, la seconda tema che volevo proporre agli speaker qui con me è spostarsi, diciamo, dalla dimensione più di impatto culturale che può essere le policies, la D&I, a quella invece che è il tema della cura e quindi
welfare aziendale, quindi ho chiesto a loro di pensare a magari a un paio di progetti che sono particolarmente magari apprezzati dai dipendenti, quindi in tema di welfare aziendale. Prima di passare la parola a loro volevo dire appunto alle persone presenti e quelle collegate, ho visto che stanno cominciando ad arrivare qualche domanda, magari quelle presenti dopo questo giro se vogliono appunto l'ultimo quarto d'ora sarebbe meglio magari così chiacchierare un po' insieme, quindi magari voi basta che alziate la mano, le persone che sono collegate scrivono le domande che poi io vedo e poi le proponiamo ai nostri speaker. Prego, dottor Rushman. Allora, sarò velocissimo visto che ci sono le domande che sono sicuramente interessanti. Allora, due esempi, uno riguarda molto il periodo della pandemia che abbiamo vissuto, anche se è un progetto che era nato qualche anno prima ma ha subito un'accelerazione, ed è quello dei check-up preventivi, cioè della salute. Credo che tutti durante la pandemia in tutte le organizzazioni siamo diventati più sensibili al caring verso le persone, c'è una prossimità, una leadership molto più prossima anche alle questioni di vita personale, non solo alle questioni che riguardano la vita professionale. Io ho notato questo nella mia esperienza, questo fortissimo aumento di sensibilità a questo tema, per cui nel nostro sistema di welfare, che preciso è molto locale perché lavorando in decine di paesi diversi dove i sistemi anche di welfare sono differenti, no? E non mi riferisco solo ai paesi emergenti, per esempio gli Stati Uniti d'America, dove è il nostro primo mercato, noi sappiamo che i sistemi di welfare pubblici sono molto limitati, invece sono le aziende che devono provvedere, anzi un employer è più bravo dell'altro anche per i sistemi di welfare che riesce a offrire sul mercato del lavoro. Poi ci sono paesi come il nostro o come il Nord Europa, alcuni paesi del Nord Europa dove i sistemi pubblici la fanno da padrone, quindi bisogna avere policy diverse. Però questo della prevenzione sui temi della salute è un progetto che attraversa un po' tutto il gruppo, anche per gli aspetti più di recente di tipo psicologico. Ecco, noi abbiamo esperienziato, diciamo così, negli ultimi due anni anche molti progetti di assistenza alle persone durante la pandemia dal punto di vista anche psicologico, e credo che abbiamo fatto delle belle esperienze alla fine, no? Questo è positivo. Il secondo, velocissimo, è quella che chiamiamo Global Maternity Policy, è una politica che abbiamo lanciato a livello mondiale per fare in modo che tutte le nostre dipendenti abbiano diritto ad almeno 12 settimane di maternità, di maternity leave. E voi direte, è bella roba. No, è bella roba, in certi paesi siamo ben sotto, quindi l'ambizione della policy non è abbassare chi è sopra, ma all'interno dell'azienda, Stati Uniti inclusi, ecco, tanto per fare un altro esempio, non stiamo parlando di paesi, potrei citare l'Oman, che è un altro paese importante dove operiamo, ma è proprio garantire che tutte le nostre dipendenti possano avere un trattamento minimo di maternità. Prego. Allora, noi diciamo abbiamo, per quanto riguarda appunto sempre la parte della salute, un'assicurazione specifica a cui ogni dipendente può ovviamente attingere, e un altro progetto che diciamo è molto piaciuto internamente riguarda quello dei flexible benefit, quindi la possibilità di avere un pacchetto diciamo da spendere su delle piattaforme dove è possibile acquistare tipologie diverse di beni ma anche servizi. Parallelamente diciamo il progetto forse che è più interessante riguarda quello della PQE Academy, che è un'accademia interna a cui possono accedere un gruppo di persone che vengono selezionate durante l'anno in base ovviamente alle performance, che dà la possibilità di fare dei corsi sia di soft skill, quindi dal più semplice public speaking per esempio, ma hanno la possibilità, le persone appunto che possono accedere a questa accademia, di poter fare a spese dell'azienda dei master presso le principali università italiane ed internazionali, quindi è un processo diciamo di sviluppo professionale molto, molto importante e molto gradito ovviamente. Grazie.
Mi collegherei a questo punto, riprendiamo lo stesso giro, lo stesso ordine con Francesca Stacchiotti, Inuit. Sì, eccomi. Diciamo non è un'iniziativa strettamente correlata al welfare, però ci tengo a spendere due parole perché secondo me è stata una molto molto apprezzata dalle persone e molto importante per l'azienda. Noi l'anno scorso, proprio a valle di un'operazione di integrazione societaria che ha cambiato un po' il profilo, la dimensione e anche la complessità dell'azienda, abbiamo lanciato un piano di azionariato diffuso che ha coinvolto tutti i dipendenti, a cui abbiamo assegnato un pacchetto di azioni gratuite, gli abbiamo dato la possibilità di investire ulteriormente in azioni Inuit a condizioni vantaggiose rispetto al mercato, e gli abbiamo dato la possibilità di beneficiare dopo un anno, a patto di conservare la proprietà delle azioni e ovviamente il rapporto di lavoro con noi, di ricevere ulteriori azioni gratuite. Questa era un'iniziativa per noi molto importante per creare anche un'identità culturale comune e per favorire proprio la partecipazione attiva delle persone, perché di fatto i nostri dipendenti diventano azionisti della società. Devo dire che la risposta è stata veramente molto significativa, più dell'80% delle persone ha scelto poi di investire anche in azioni, quindi la gente ha dimostrato di aver voglia di contribuire direttamente in maniera di essere proprio protagonista anche del successo dell'azienda. Lavoriamo sull'organizzazione del lavoro, abbiamo definito con un accordo sindacale in epoca diciamo pandemica, ma pensando alla situazione diciamo che avremo una volta finito lo stato di emergenza, su un modello di organizzazione che cerca di coniugare la necessità di lavorare e di garantire la qualità delle performance anche con l'esigenza delle persone di dedicare del tempo ai propri interessi, alla propria famiglia. Abbiamo fornito delle dotazioni a tutte le persone, monitor, sedia ergonomica, cuffie, modem per garantire la connettività con i dati, proprio per fare in modo che anche al di fuori degli dei luoghi di lavoro si potesse ricreare un ambiente diciamo confortevole. Abbiamo investito molto e stiamo investendo sulla formazione, anche grazie al Fondo Nuove Competenze abbiamo articolato dei programmi formativi molto importanti che hanno coinvolto tutti i nostri dipendenti, tutti per colmare i gap digitali, per cogliere tutte le opportunità della trasformazione digitale, ma anche per promuovere una leadership, no? Si parlava prima anche di tutto il management più evoluta, più inclusiva, che possa favorire la contaminazione di idee. Lavoriamo molto sul supporto alla genitorialità e in generale alla gestione della famiglia. Sosteniamo le spese che ci sono per gli asili nido, le scuole materne, le spese universitarie, i viaggi studio, ci sono dei soggiorni estivi che sono organizzati per i figli dei nostri dipendenti quando chiudono le scuole, e queste sono in generale delle iniziative molto apprezzate dalle persone perché rappresentano un sostegno importante alla gestione diciamo della vita familiare. Perfetto, grazie. Passiamo a Roberto Cipollagos. Sì, eccomi. Come raccontavo prima, in tema di welfare aziendale, in realtà noi abbiamo pubblicato una nuova parental care. All'interno della parental care, diciamo, l'obiettivo è quello di creare un po' condizioni paritarie per le madri e i padri in azienda, siano essi padri naturali o madri naturali, adottivi, eterosessuali, omosessuali e indipendentemente dal vincolo coniugale. All'interno della parental care ci sono diversi diciamo esempi, azioni concrete che hanno trovato anche un forte riscontro da parte dei dipendenti. Ne cito due. Il primo proprio un supporto economico, un po' in linea con quello che raccontavano anche i colleghi in precedenza. Proviamo a supportare economicamente i nostri colleghi genitori, quindi congedo parentale facoltativo di 6 mesi può essere retribuito al 50%, quindi 30% coperto dall'INPS, l'azienda aggiunge un ulteriore 20%, altro supporto economico importante, un bonus bebè, quindi 500 euro una tantum a fronte della nascita o anche dell'adozione per i colleghi madri o padri. Secondo esempio invece, che nella parental care ha preso molto spazio, è
a sostenere la paternità. Pensiamo che sia un elemento fondamentale e quindi c'è sicuramente l'invito da parte dell'azienda ad utilizzare tutto il congedo parentale previsto per GE, ma a questo congedo parentale aggiungiamo delle possibilità in più, con quindi giorni di permesso che il padre può prendere, ad esempio per visite o per accompagnare la madre durante il corso preparto, quindi nel periodo di gravidanza. Pensiamo che investire anche sul sostenere la paternità sia fondamentale. Perfetto, grazie. Passiamo a Simonetta Serafini, Ferrovie. Sì, quest'anno abbiamo avuto una crescita molto importante del ricorso ai flexible benefit disponibili tramite la piattaforma, come diceva anche la collega prima. In particolar modo sono state molto apprezzate tutti quei beni o servizi che facilitano l'equilibrio vita-lavoro. Così come sono state molto apprezzate tutte le iniziative legate alla flessibilità oraria o per esempio alla trasformazione dello smart working emergenziale, smart working strutturale, che ovviamente hanno avuto un impatto proprio in alcuni casi radicale nella trasformazione dello stile di vita quotidiano delle nostre persone. Da pochi mesi abbiamo lanciato un programma che si chiama WeCare, che sta avendo un ottimo riscontro da parte delle persone. Sono una serie di incontri in cui attraverso alcuni specialisti di varie branche, le persone possono parlare di temi di vita quotidiana completamente lontani dal lavoro. Ne abbiamo fatti alcuni sul back to school, in supporto ai figli al ritorno dalla DAD, ne stiamo facendo altri sulle dipendenze dei ragazzi dalle tecnologie. Cito soltanto un ultimo esempio, un tema sul quale stiamo lavorando molto è tutto legato all'impatto emotivo che ha avuto l'esperienza di emergenza che abbiamo vissuto e a quello che viviamo di ritorno nel momento in cui ci prepariamo a tornare alla normalità o a una nuova normalità. Quindi il tema delle emozioni è un tema su cui in questo momento le nostre persone stanno rispondendo con un grande interesse, proprio con un desiderio di condivisione e di poter parlare dentro il contesto di lavoro di temi che non sono squisitamente lavorativi. Grazie. Allora, concludiamo questo secondo giro con Claudio Condelli, l'IDP, che quindi, diciamo, più che rispetto alla sua azienda, ci può dare magari un punto di vista un po' più trasversale. Sì, cerco di darvi una panoramica un po' di come si stanno muovendo le aziende, per esempio, o insomma, i nostri soci e socie sul tema del welfare e del benefit, perché abbiamo fatto recentemente una survey interna in cui insomma volevamo capire un po' qual era lo stato dell'arte anche a seguito della pandemia, no? Se fosse cambiato qualcosa, se aziende che prima non avevano un programma invece hanno avuto in questo momento così particolare o l'occasione di attivarne uno oppure per qualche ragione si è fermato o comunque è diminuito, e quindi quello che è emerso è abbastanza interessante, devo dire confortante, comunque un po' in linea con quello che è stato detto dai colleghi in precedenza, cioè che ci sono circa un 70% di aziende, sempre nostre socie, che hanno risposto alla survey, che ha già all'interno un programma di welfare e che circa un 20 che non ce l'ha, ma lo stanno prevedendo per il futuro, e sicuramente insomma gli input che sono arrivati anche in questo periodo di pandemia sono stati certamente degli stimoli, possiamo dire. Molte delle persone che hanno risposto durante questo periodo comunque rafforzato i loro programmi, e in qualche modo c'è stato anche un po' un cambiamento, no? All'interno delle esigenze, perché le richieste insomma che maggiormente sono arrivate alle aziende sono state sicuramente, e le ho raggruppate un po' perché ovviamente erano divise, certamente il sostegno al reddito in varie forme, no? Che possono essere sostegno allo studio dei figli, abbonamenti a mezzi pubblici, integrazioni ai congedi di paternità o maternità,
basarsi anche moltissimo sui buoni pasto, devo dire, oltre che, e quindi questo è il sostegno al reddito. E il secondo tema più richiesto è certamente un tema di flessibilità e di work-life balance, e quindi flessibilità come elemento predominante, ma anche per esempio la possibilità di accedere ad asili nido o centri estivi, oppure avere qualcuno, insomma, che supporti nella disbrigo di pratiche burocratiche come babysitting, ma tra questi sicuramente la flessibilità di orario è quella che certamente è più richiesta. E infine, come terzo punto importante, è l'assistenza sanitaria integrativa medica, cosa che forse in un precedenza era meno rilevante, e soprattutto rispetto ad assicurazioni integrative, ma anche psicologico, che forse è qualcosa che per molte realtà è abbastanza una novità, no? Qualcuno già lo faceva certamente, ma sicuramente non nella stragrande maggioranza. E l'altro aspetto che è interessante è che abbiamo fatto anche una comparazione, no, con le aziende che per esempio hanno deciso programmi di welfare e benefit in modo unilaterale o concordato con le parti sociali. C'è una 50, quasi 45% che ha scelto in modo digitale, e invece un 50% che ha trovato la strada migliore, insomma, in un accordo con le parti sociali. E quello che è emerso maggiormente dalle parti sociali come richieste, ve lo volevo dire, i tre temi sono sicuramente quelli che vi ho citato prima, quindi flessibilità, sostegno al reddito e medico, ma mentre per quanto riguarda l'aspetto più aziendale unilaterale, come il sostegno al reddito, sono pari merito, cioè sono arrivate le stesse richieste da entrambe le parti. Come per quanto riguarda invece la flessibilità, è importante da un punto di vista aziendale, l'ha recepita come importante, mentre l'aspetto delle parti sociali è al terzo posto, mentre invece il sostegno diciamo medico e quindi di integrazione della sanitaria per le parti sociali è importante. Quindi possiamo dire che per le parti sociali prevale il sostegno al reddito, per l'azienda forse prevale l'aspetto di flessibilità di orario. Questo giusto per grazie darvi un quadro. Sono disponibili questi dati pubblicamente o sono sondaggio interno? È un sondaggio interno. Ok. Quindi casomai se qualcuno è interessato magari può scrivere a te, diciamo. Assolutamente. Ok. Allora, grazie. Gli ultimi 10 minuti appunto volevo dedicarli un po' alle domande e risposte. Non so se qui in presenza c'è qualche domanda. Come avete visto, insomma, i racconti sono storie di percorsi, come si diceva, faticosi ma gratificanti e virtuosi, con degli impatti sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. E direi che almeno due o tre domande che vedo qui, devo dire, sono andate a colpire degli elementi molto interessanti. Allora, ce ne sono due per il dottor Rushman. Allora, gliele faccio tutte e due, poi magari le metto insieme, perché sono, secondo me, partono dallo stesso punto di vista. Allora, la vostra policy di diversity inclusion inizia dall'alto, ad esempio da subito metà dell'executive team donne o altri ethnic groups, o dal basso? Questo Stefano Garavaglia. La seconda invece domanda, che è di Daniela Tognoni. Può fare degli esempi di KPI utilizzate per misurare l'efficacia delle politiche di diversity inclusion messe in atto? La seconda non l'ho capita bene. Esempi di KPI utilizzati per misurare l'efficacia. Ah, quindi certo. La prima sì, commitment, la seconda sulla... Assolutamente, ma direi sulla prima si parte dal basso e dall'alto, cioè noi siamo un'industria che è partita... Parlando di alto, avendo 5 anni fa il 6% di donne dirigenti, noi abbiamo 400 dirigenti nel gruppo e quindi poca roba, no? Siamo al 14, vogliamo andare al 30, quindi si deve andare sull'alto, però per andare sull'alto bisogna anche partire dal basso, quindi
quando vi dicevo un programma per assumere 500 giovani donne STEM in percorsi STEM, è esattamente programma dal basso, perché va creata una pipeline per far crescere tante donne in ruoli di ingegneria, di produzione, perché noi siamo un'anima industriale, di ricerca e sviluppo, di supply chain. Queste sono le funzioni core dell'azienda, quindi dobbiamo lavorare nell'alto e nel basso, e per lavorare nell'alto non si cresce solo dal basso, bisogna anche acquisire dal mercato. Quindi una delle sfide oggi sulla gender equality nei livelli di leadership è lottare con altre buone aziende per recuperarne donne leader di valore che possano raggiungere e rafforzare la nostra squadra. Sulla seconda domanda, indicatori diversi. Allora, un indicatore che monitoriamo mensilmente è l'hiring mix, cioè ogni mese guardiamo ogni società operativa se ha fatto 50 assunzioni, com'è il bilanciamento di genere. Questo è un indicatore, e tutto il gruppo ovviamente. Poi lo stesso indicatore ma applicato a figure di management, quindi di nuovo basso alto, e quindi anche quando si assume management, sempre più forte pressione ad assumere donne di valore nelle posizioni di management. Questo è un secondo indicatore. Terzo indicatore, ve lo dicevo, è le quality pay gap, cioè quindi anche verificare anno dopo anno come progredisce la chiusura del bridge uomini-donne su ruoli comparabili. Anche questo è un indicatore. Un altro indicatore è quello di donne STEM dentro il gruppo. Un altro indicatore, come evolve questo numero, un altro indicatore è di total workforce, quindi anche stiamo estendendo il concetto alle fabbriche. Fabbriche vuol dire donne e uomini che lavorano in produzione, quindi cercare di essere anche più inclusivi lì nel portare a bordo più donne in un processo produttivo che storicamente vedeva poche donne, ma vediamo che invece laddove andiamo avanti possiamo farlo con ottimi risultati, no? Quindi questi sono alcuni degli indicatori. Grazie. Invece poi una domanda per Roberto Cipolla di Agos. Vediamo se appare. In che modo sono state coinvolte le cooperative sociali in Agos? Le cooperative sociali sono state coinvolte in due modi. La prima per la cura del verde, quindi della nostra sede aziendale, quindi abbiamo una cooperativa sociale che diciamo sostiene persone affette dalla sindrome di Down, che è stata coinvolta proprio per curare il verde aziendale, perché all'interno diciamo delle two quarter abbiamo tutta una parte di giardini, abbiamo un headquarter ormai da un anno e mezzo nuovo qui a Milano, e invece la seconda attività abbiamo proprio creato un servizio di lavanderia, quindi aperto a tutti i colleghi dell'azienda che possono usufruire di questo servizio, e questo servizio è gestito da una cooperativa sociale. Ok, grazie. Qui in sala c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Se no siamo precisissimi e possiamo chiudere. Devo dire che, appunto, come dicevo, io modero da un po' di anni questa sessione. Devo dire che forse il Covid ha anche aiutato la sensibilità su queste tematiche, per cui grazie agli speaker qui presenti con me, a quelli collegati. Ci vediamo il prossimo anno sempre su questa rete.